Annalisa Magliocca e Chanel. Una donna forte tra uomini forti. Lo sai perché mi chiamano così? Perché ne capisco assai e profumo. E tu puzzi già è morto. Chanel è legata alla famiglia Savastano perché in realtà è la sorella di Zecchinetta. Zecchinetta era uno degli uomini storici del clan Savastano che viene ammazzato in maniera molto, molto violenta. Tu ci dici che solo si nasconde che la merda è conta. Lo saci. Zecchinetta scompare e lei scende in campo con tutta la consapevolezza di quello che deve fare e come deve farlo. Vive in funzione del figlio. Figlio che tra l'altro non è neanche vicino a lei perché è momentaneamente rinchiuso. Avevi fiducia sulla mamma tua, David? Ma tengo, mamma. Usacci. E ci pensi anche. Usacci. Come t'ha già fare recuperare la furia. Non a caso la madre gestisce anche il suo rapporto con la moglie. E dunque, siccome il figlio di donna Annalisa è in carcere, la nuora vive con lei e quindi donna Annalisa la tiene sotto controllo nel bene e nel male, soprattutto nel male. È brava l'amica dolce. Paradise. E come ci ha imparato, donna lì? Voi non volete che fatica? Impara a stare al posto tuo. Ed è sempre pronta a scattare. È come se fosse una specie di tigre o pantera, o come lei stessa si definisce, una iena. A bandere bella assai, ma non quando non cazzo. Io sono una iena, perché mieze iene. A comandare sono anche femmine. Hai capito, Monani? Sono sicura che Chanel lascerà il segno, perché è un personaggio veramente al di fuori di ogni schema e di ogni immaginazione. Però è credibile, è lei, è vera, è autentica. Nel suo essere totalmente preda e vittima e carnefice di se stessa, è autentica. Che state il lugar che omicia. Che l'uomo è merda come se mi avesse sputato in faccia. Ma se si pensa che mi piscia in capo io mi stonco. Ha sbagliato palazzo. Gomorrah, new episodes Wednesdays at 10 on Sundance.